Il centro ospedaliero Teresa Borsellino fa un'altra tappa nella sua lunga storia, una storia importante per questa città, una tappa ricercata, voluta da Fondazione Cassa di Risparmio, ospedale, azienda ospedaliera Alessandrina e anche dall'assessorato regionale alla sanità. Sua salita, come si è arrivati a questa decisione? Ma devo dire che è una volontà che era stata espressa sia da parte dell'azienda sanitaria che da parte della fondazione, che avevano sostanzialmente concordato che era finito un periodo. La fondazione aveva messo a disposizione le risorse in un momento difficile, dall'alluvione, bisognava intervenire, il pubblico aveva le risorse necessarie, quindi si era trovato questa modalità di un rapporto misto pubblico-privato, la creazione di una società. Abbiamo deciso di sciogliere questa società, nel senso che questo patrimonio torna ad essere completamente pubblico ed è un'eccellenza del sistema sanitario piemontese. Però non si tratta di un puro e semplice ritiro della fondazione, come il dottor Taverna ha ricordato, ma vuol dire che mette a disposizione delle risorse per progetti più innovativi, in modo particolare sul mesotelioma. Qui c'è un'esperienza nell'azienda ospedaliera all'UFIM, che ha le due sedi, a Casale e all'ASO di Alessandria. Il centro del mesotelioma diventa importante per questo territorio, senza dare la sensazione di essere provinciale, ma sicuramente, essendoci stato qui una grande sofferenza e tanti casi di mesotelioma, qui si può sviluppare una ricerca utile non soltanto per questo territorio, ma una ricerca molto più ampia, soprattutto per quei paesi che continuano a utilizzare, come dire, l'amianto e in tante parti anche d'Europa dove questo problema c'è. Quindi questa disponibilità a contribuire a un piano di ricerca che abbiamo messo quasi a punto, mettendo i migliori che esistono, perché la ricerca evidentemente richiede competenze e capacità. È una giornata molto importante anche perché ritorna totalmente nel nostro patrimonio questo presidio, questo ospedale, che rappresenta un fiore all'occhiello per tutto il Piemonte e per quanto riguarda ovviamente la riabilitazione. Ma come ho ricordato, la cui storia è particolare, dopo l'alluvione era stato appunto distrutto e questa è un'operazione pubblico-privato, ancorché privato-sociale come è la Fondazione Cassa di Risparmio, questa unione ha permesso la sua rinascita, la sua resurrezione in un certo senso e resurrezione come un grande ospedale che coniuga tra l'altro una bellezza architettonica particolare con dei requisiti e una qualità di riabilitazione molto elevata.